Buongiorno ragazzi, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti. Per coloro che non si sono ancora iscritti, si iscrivano. Chi vuole mi lascia un commento, un like sotto questo video, eccetera, eccetera. Visto che, comunque, considerando il fatto che comunque sto per partire, ci rivedremo domenica, non vi posso lasciare senza video fino a domenica, se non mi trucidate, lo so, vi conosco. Ho detto, vabbè, mo vediamo di fare un aggiornamento sui piccoli coretti e la loro crescita. Allora, vediamo un po'. Li vedete? In pratica sto... accendiamo un po' il flash, che dite? Sì, ok, meglio. In pratica questi coretti qui adesso hanno la bellezza di, se non mi sbaglio, 4 settimane, 6 settimane credo. Sì, ora andiamo verso le 6 settimane di vita. Sono diventati abbastanza grossicelli. Fanno tanta pupù. Li alimento praticamente con Artemia salina decapsulata. Sarebbe praticamente il prodotto che vi faccio sempre vedere. Un attimo, non voglio... Ah, ok. Per chi non sapesse, mi sono allungato. Questo qui è quello che vi faccio sempre vedere della acquaristica club. Comunque, vi ricordate il fatto del mangime Friskies, quello là che praticamente avevo comprato al centro commerciale? Mi sto trovando bene perché i pesci comunque lo stanno apprezzando molto e non costa neanche assai, 5,90 la confezione grande. Comunque ragazzi, cosa ho fatto? In pratica giornalmente sto cambiando l'acqua e sto pulendo il fondo. Ogni 2 giorni somministro l'artemia salina decapsulata in quantità giuste sul fondo e poi praticamente bellini, potatini. Comunque, poi cosa faccio? Rimetto praticamente l'acqua all'interno. Infatti qui vedete l'acqua, diciamo quella non buona, quella che comunque avevano stamattina che ho cambiato. L'acqua si cambia giornalmente e ho praticamente questo di fianco l'acquario. Una bella brocca. Ho inserito anche del muschio. Mi pare che questo sia flame moss, se non mi sbaglio. Sì, questo è flame moss, questo. Se non erro. Visto che ho un sacco di tipi di muschio. Che altro? Ve l'ho detto, cioè in pratica stanno crescendo a vista d'occhio. Tra un po' comunque si ingrosseranno ancora parecchio e li trasferirò lì. Qui dentro. Poi ovviamente qualcuno lo vendo, perché non li posso tenere, sono troppi, sono veramente troppi. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, questo era un nuovo video, mi raccomando, a chi non si fosse iscritto si iscriva. I commenti ovviamente, coloro che reputo che siano comunque diciamo iscritti al mio canale, perché comunque io vedo chi è iscritto meno. Chi lascia un commento comunque su cui io posso rispondere ed è positivo, io rispondo tranquillamente, lo accetto. Se invece sono commenti stupidi, ovviamente li elimino del tutto, perché comunque il mio canale è un canale serio, non un canale di stupidi. Ad esempio vi faccio questo esempio qui. Uno stamattina se ne è uscito con va bene, tu c'hai gli acquari, non puoi parlare della vita dei pesci, nel senso tu non puoi parlare comunque del fatto che il caviale sia un'uccisione dei pesci comunque, rispetto a quelli che hai tu che tieni nell'acquario tutta la vita. Ma bello mio, cioè è diversa la cosa, perché noi acquariologi teniamo praticamente i pesci come la nostra vita, cioè nel senso li teniamo talmente bene che stanno meglio da noi che comunque nei loro comunque ambienti originali, anche perché noi li ricreiamo sin da zero. È vero che io sono contrario comunque ai pesci di cattura, tanto è vero che io ho soltanto pesci di allevamento, non ho mai avuto pesci di cattura. Ovviamente se uno comunque li alleva, li fa crescere, li fa nascere in un certo ambiente, quell'ambiente diventa il loro ambiente naturale. Non si tratta più di un ambiente comunque, diciamo, estraneo a loro, perché non è che li prendo praticamente dal fiume o dai loro ambienti d'origine e li porto nel mio acquario. No, loro sono nati qui dentro, da una coppia comunque che aveva un altro allevatore prima di me. Quindi se tu vuoi fare questo ragionamento, caro mio, dovresti comunque informarti, perché quello che ho appena detto, quello che ho letto stamattina, che ti ho cancellato il commento, sì, perché era un commento stupido, è una delle più grandi stupidaggini che ho sentito in vita mia. Comunque ragazzi,
a coloro che sono i miei iscritti sappiano comunque io voglio un gran bene, che comunque aspetto i vostri commenti sotto al video, che voi comunque potete contattarmi anche su scobara@gmail.com e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi!